Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla seconda giornata del Festival del Futuro. Saluto le persone presenti qua in sala, saluto già le migliaia di persone già collegate online. Ieri sono state 400.000 le persone collegate alla prima giornata Festival del Futuro. È stata una giornata incredibilmente densa, sono state quasi 10 ore di talk sul grande protagonista, direi ieri, la tecnologia. La tecnologia vista in tanti diversi aspetti, la tecnologia abilitatrice del nostro nuovo modo di vivere, tecnologia abilitatrice dalla logistica spaziale, come abbiamo imparato ieri, alle macchine brevettate che riescono, della pastificio rana, che riescono a creare un ragù croccante che nemmeno la mano umana riesce a fare. È stata una tecnologia pervasiva che ci ha fatto vedere come sta evolvendo la ricerca scientifica. Abbiamo parlato di deep tech, una parola che può fare paura, ma che ci ha insegnato che invece rappresenta il futuro. Ma abbiamo parlato anche di umanesimo tecnologico con il bel quadro che ha dipinto nella speech conclusivo della prima giornata la vicepresidente di Confindustria Nazionale Piovesana. La seconda parte della prima giornata del Festival del Futuro è stata con il debutto di Future Arena, il nostro format più smart, in cui si è parlato di imprenditori seriali, si è parlato di reti innovative sul territorio, ovviamente un tema che ci sta molto a cuore qui a Verona, e poi abbiamo anche sperimentato la tecnologia nella Startup Spritz, che è stato servito qua nei locali della fiera che ci ospita e che ringraziamo, con i camerieri robot che ci hanno portato gli spritz e ce li hanno portati via. Quindi devo dire è stata veramente una giornata molto, molto piena, molto interessante. Non da meno oggi. Oggi iniziamo con una sessione di divisione e di contesto. È il contesto in cui tutto quello che ieri abbiamo raccontato si svolge, il contesto geopolitico di cui ci parlerà Enrico Sassoon, che chiamo sul palco. Grazie Enrico. Enrico, grazie oggi, Matteo, grazie, buongiorno a tutti. Oggi introdurrà e presiederà il panel dal titolo L'Europa tra autonomia, strategia e nuova globalizzazione. Grazie. Lascio la palla a Enrico. Mille, grazie. Matteo, buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io veramente molto i presenti, ma soprattutto vorrei rivolgere un saluto, perché non li vediamo, ma sappiamo che sono veramente molte migliaia già le persone collegate in streaming, e oramai viviamo in questa situazione, credo che sia veramente la nuova normalità. Ieri dicevamo non c'è più una nuova normalità, ci sarà una normalità che cambia in continuazione. Bene, questo è quello che si è verificato negli ultimi mesi e ci ha colto un po' di sorpresa, ma oramai dobbiamo veramente persuaderci che un po' saremo uno vicino all'altro e un po' invece saremo in collegamento col mondo intero e senza nemmeno accorgercene. Benissimo, allora noi diamo inizio adesso a questa sessione, che è appunto la sessione tratta di Europa tra autonomia strategica e nuova globalizzazione. Prima di chiamare gli ospiti, consentitemi di dire che abbiamo questa sessione l'abbiamo definita e organizzata con la Commissione europea. E la Commissione europea per noi è un partner assolutamente, come è chiaro, insomma, fondamentale, e fin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato 2019, quindi 2019-2020 e quest'anno siamo al terzo anno, abbiamo avuto il supporto veramente molto importante di questa realtà che riguarda tutti quanti. Per cui chiederei innanzitutto a Massimo Gaudina, che è il rappresentante a Milano della Commissione europea, di salire, così facciamo due parole prima di iniziare la sessione, no? Massimo Gaudina, Massimo, grazie per essere con noi, e ti volevo chiedere innanzitutto, senza che ci siamo parlati in precedenza, ma se dai le motivazioni per le quali la Commissione europea trova meritevole, no, il fatto di seguire questa iniziativa. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Enrico. Sì, effettivamente quando si parla di futuro la Commissione europea vuole essere in prima fila. L'Europa
da quando è nata è una creatura che guarda avanti. C'è stata l'unione doganale nel 67 come obiettivo stabilito 10 anni prima, c'è stato il mercato interno che si è realizzato dopo 8 anni di lavoro. Diciamo che l'obiettivo di porsi delle mete e cercare di raggiungerle in tempi stabiliti continua ad essere il metodo di lavoro dell'Unione Europea, di cui la Commissione, come sapete, è l'iniziatore, il propositore, l'ente che propone e che cerca di portare avanti anche i paesi o comunque di mediare tra gli interessi dei paesi. Quindi un Festival del Futuro ci permette di pensare lungo, di pensare al dopodomani. L'Europa si è anche impegnata, la Commissione si è anche impegnata con un nuovo servizio all'interno della Commissione Europea che si occupa proprio di pensiero strategico e di previsioni strategiche sul futuro. C'è un rapporto che è uscito poche settimane fa su questo, magari ne parleremo dopo, e comunque c'è la voglia, la volontà e l'attitudine a guardare avanti per cercare di trovare delle risposte e di capire quali sono le sfide prima ancora di trovare le risposte a queste sfide. Perfetto, ti ringrazio, ti chiedo di accomodarti e virtualmente do il benvenuto a Nicoletta Pirozzi che è in collegamento da Roma. Nicoletta, buongiorno, vediamo se riusciamo a vederla, se ci mandate le immagini così la salutiamo adeguatamente. Nicoletta Pirozzi, come vedete, è responsabile del programma dell'Unione Europea per la politica e le istituzioni. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a tutti. Ecco, perfetto. Poi chiedo di salire sul palco Paolo Guerrieri, docente alla Paris School of International Affairs e anche all'Università di San Diego. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Prego, accomodati. Grazie. E Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera. Last but not least. Eccoci. Bene, allora grazie Danilo. Grazie a voi. Il tema di oggi, il tema di questa sessione, l'Europa tra autonomia strategica e nuova globalizzazione. Allora, sono due termini, autonomia strategica e nuova globalizzazione, il primo dei quali chiaramente fa pensare più a questioni tipo strategico, perché c'è anche nel termine, e quindi vuol dire di politica internazionale, di difesa, mentre nuova globalizzazione ci fa pensare più e si riferisce di più, diciamo, ai rapporti economici internazionali, al commercio internazionale, e agli scambi naturalmente, alle grandi catene logistiche e via dicendo. In realtà e l'Europa ovviamente nel mezzo di questi due grandi piloni o pilastri. In realtà poi il primo termine non esclude assolutamente, quindi nei rapporti geopolitici, geostrategici si inseriscono questioni di carattere economico, geoeconomico, e quando si parla di nuova globalizzazione certamente sono tematiche essenzialmente legate allo sviluppo economico, alle politiche economiche, monetaria, fiscale, i rapporti economici internazionali, gli scambi eccetera, ma naturalmente anche questi sono a loro volta collegati e hanno elementi di carattere politico e strategico. Basta pensare, in questo momento uno dei punti più caldi del globo è, abbiamo già citato ieri, l'area del Pacifico, il Mar Cinese Meridionale, dove passa il 60% degli scambi mondiali, in un'area che oramai è diventata la più dinamica del mondo, e lì ci sono tensioni chiaramente soprattutto tra Cina e Stati Uniti. L'Europa in questo è meno direttamente coinvolta, ma è chiaro che questo dà l'immagine di quelli che sono l'intreccio tra questioni economiche, questioni politiche, questioni strategiche, questioni di difesa. Bene, quindi iniziamo a vedere come l'Europa si potrà posizionare. Faremo due giri di opinioni. Un primo giro, credo potremo parlare, diciamo, a darci un obiettivo e un orizzonte temporale relativamente di medio termine, 3-5 anni, mentre magari nel secondo giro potremo cercare di allungare un po' il tiro e andare a vedere cosa potrebbe essere il futuro dell'Europa in questo contesto nei prossimi 10, 15 ma anche 20 anni. Dobbiamo essere molto, molto da questo punto di vista forward looking e cercare di capire se riusciamo a immaginarci un futuro
così a lungo termine. È chiaro che nelle sessioni che già abbiamo sentito sulla tecnologia, paradossalmente è molto più facile avere un orizzonte di 20, 30, 40 anni o anche 50 anni. Ieri abbiamo sentito addirittura della Space Economy un obiettivo al 2069. È un po' più difficile sia in economia e finanza sia in politica internazionale avere un orizzonte temporale così lungo, per cui diventa un po' fantapolitica se vogliamo, ma cerchiamo di essere comunque realisti. Allora volevo chiedere innanzitutto a Nicoletta Pirozzi le questioni relative appunto a quelli che sono i nuovi compiti dell'Europa, che l'Unione Europea si è data in una visione di nuova globalizzazione e anche di questioni appunto di rapporti politici internazionali in mezzo a quella che è la nuova, non chiamiamola guerra fredda, ma il nuovo conflitto, il nuovo confronto più che conflitto, speriamo che non diventi conflitto, tra Cina e Stati Uniti. Chiaramente l'Unione Europea si sta dando adesso una nuova fisionomia, è partita con la von der Leyen circa un anno e mezzo, due anni fa, e oggi si sta cominciando a precisare, si parla addirittura di una politica estera comune che fino adesso non c'è mai stata, è sempre stata abbastanza abbozzata e ogni paese va un po' per conto suo, e a maggior ragione la politica di difesa che ogni paese si fa per conto proprio e non c'è una politica di difesa comune dell'Unione Europea. Ecco, come vedi, si parla di strategic compass, di una politica appunto che si riferisce a una possibile politica estera comune. Ecco, quali sono le tue valutazioni da questo punto di vista dei possibili sviluppi? Grazie Enrico, innanzitutto grazie dell'invito e grazie anche alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, mi dispiace moltissimo non essere con voi a Verona stamattina. Sì, inizierei col dire che ormai da qualche anno l'Unione Europea ha cominciato a riflettere su questo concetto a volte difficile da catalogare, che è l'autonomia strategica. E lo ha fatto anche sulla spinta di tutta una serie di sconvolgimenti a livello internazionale che hanno riguardato direttamente l'Unione Europea e i suoi cittadini. Più di recente questo processo è stato ancora di più accelerato da eventi come la drammatica ritirata dell'Occidente e degli Stati Uniti dall'Afghanistan, il confronto sempre crescente dal punto di vista commerciale ma anche politico-strategico tra Stati Uniti e Cina, ma anche una instabilità crescente che l'Unione Europea deve affrontare nel suo immediato vicinato. Ora siamo impegnati in una difficile crisi politica con la Bielorussia, che in realtà è un confronto politico anche con il vicino russo, e poi un Mediterraneo meridionale che comunque continua ad essere molto instabile anche per le prospettive politiche in Libia e oltre. Quindi di fronte a tutto questo l'Unione Europea ha dovuto immaginare un ruolo più strategico e più efficace a livello internazionale. Tra l'altro anche i cittadini europei hanno cominciato a chiedere con sempre più forza che l'Unione Europea sia un attore rilevante, e questo lo vediamo in tutte le varie edizioni dell'Eurobarometro, che è il sondaggio che misura la temperatura dei cittadini europei, soprattutto per quanto riguarda l'Europa della difesa e un'Europa che fa di più nei settori della sicurezza, ma anche rispetto a questioni come la migrazione, il cambiamento climatico e così via. Ora, fare dell'Unione Europea un attore strategico autonomo è più facile a dirsi che a realizzarsi, perché ci sono tutta una serie di condizioni che vanno riempite. In primo luogo bisogna avere le capacità per essere un attore autonomo e strategico, e in secondo luogo bisogna trovare una convergenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea rispetto a degli obiettivi strategici ben definiti. Il prossimo semestre, quindi guardiamo all'immediato futuro, sarà particolarmente importante. Ci sarà la presidenza francese del Consiglio dell'Unione Europea, e la Francia è stata il paese trainante rispetto a questo concetto di autonomia strategica dell'Unione.
e il presidente Macron molto probabilmente cercherà di raggiungere alcuni obiettivi concreti. Ad esempio, è stato già fissato a primavera un summit europeo sulla difesa in collaborazione con la Commissione europea, e poi ci sarà anche la presentazione del cosiddetto Strategic Compass che tu hai già citato, cioè questa bussola strategica, questo documento strategico che l'Unione europea si darà per capire quali sono le sfide a cui l'Unione europea deve rispondere e anche le capacità e le priorità che l'Unione europea vuole darsi. Questo è stato un documento molto discusso. Dal punto di vista delle capacità, facciamo un passo avanti nel settore della difesa in particolare, perché sarà prevista la creazione di una forza di intervento rapido di circa 5.000 uomini, gestita insieme a livello europeo, un rafforzamento, se possibile, delle istituzioni di comando e controllo, sia militare sia civile, a Bruxelles, e poi anche la possibilità di dare l'incarico a un gruppo ristretto di stati membri di portare avanti delle azioni anche di intervento al di fuori dei confini dell'Unione Europea a nome dell'Unione Europea tutta. Quindi sicuramente un piccolo passo avanti nella costruzione graduale di un sistema di difesa europeo, ma ovviamente siamo ben lontani da una difesa integrata, dall'idea anche federalista della creazione di un esercito europeo e in generale di un attore politico che è in grado di mobilitare forze armate quando serve, sia nel vicinato sia in contesti più lontani. Ovviamente ci sono mille interrogativi rispetto all'adeguatezza di quello che sarà deciso il prossimo semestre, sul fatto che tutti gli Stati membri partecipino alla realizzazione di questo obiettivo, perché non dimentichiamo che ci sono alcuni Stati, soprattutto quelli dell'Europa centro-orientale, che hanno un atteggiamento molto meno positivo rispetto a questo concetto di autonomia e vedono la difesa europea ancora in un'ottica molto atlantica. Vedono nella NATO e negli Stati Uniti il principale attore di difesa e un po' ostacolano questi progressi in ambito europeo. E poi bisognerà capire come verranno prese le decisioni, perché non dimentichiamo che questo è un settore ancora puramente intergovernativo, in cui è necessario il consenso a 27 per andare avanti, e questo, come abbiamo visto in molti casi, è stato un segno di debolezza e anche condannato l'Unione Europea all'inazione. Ma direi che al di là, ecco, di questo ragionamento sulle capacità, che è fondamentale, c'è anche un discorso parallelo sulla convergenza strategica tra gli Stati membri, cioè capire cosa l'Unione Europea vuole fare di queste capacità e quali sono le priorità che vuole darsi. Quindi cercare di limitare un po' la lista della spesa delle questioni sia regionali sia globali che l'Unione Europea può oggettivamente affrontare. E qua c'è un obiettivo concreto di fare dell'Unione Europea un attore regionale sempre più credibile. Abbiamo tutta una serie di sfide all'orizzonte. Alcune le ricordavo già prima: sul fianco est la Bielorussia, l'Ucraina, fianco sud le elezioni libiche che dovrebbero tenersi in dicembre, un difficile percorso di ricostruzione e di superamento della crisi. Ecco, se l'Unione Europea non sarà in grado di dimostrare di essere un attore credibile in questi contesti, difficilmente poi potrà essere un attore credibile a livello globale. Un livello globale che deve essere sempre presente nell'orizzonte strategico dell'Unione Europea, ed è per questo che l'Unione deve anche cercare di dire la sua il più possibile nella ricostruzione post-Covid, lavorando con le istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite, ma cercando anche di riformarle per quello che è possibile. Quindi combinare questa attenzione, questo contributo al multilateralismo con la capacità poi di agire direttamente in un contesto più vicino, che è quello appunto dell'immediato vicinato. Chiudo dicendo che in realtà ci sono ancora due ostacoli politici importanti a il concetto di autonomia strategica, che andranno presi in considerazione già nell'immediato futuro.
Uno è di tipo concettuale, perché fino a questo momento, come dicevo, è stata la Francia un po' paese trainante sulla sovranità europea e sul concetto collegato di autonomia strategica. Ora si tratta di dimostrare che in realtà questo è un interesse europeo a tutti gli effetti e quindi non è qualcosa che facciamo per permettere alla Francia di realizzare le sue ambizioni sovrane, ma in realtà diamo all'Unione Europea, con il fondamentale contributo della Francia, l'opportunità di diventare un attore credibile a livello internazionale e di dare anche delle risposte ai suoi cittadini. E l'altro riguarda il metodo, perché noi sappiamo che la Francia e la Germania sono stati sempre i paesi che hanno portato avanti un po' l'integrazione europea nei diversi settori. Abbiamo visto che ora la Germania sta faticando a formare un nuovo governo, che però avremo probabilmente entro Natale. Tuttavia, anche successivamente, anche dopo le elezioni francesi che si terranno la primavera prossima, in realtà la Francia e la Germania da sole non basteranno più e quindi sarà necessario realizzare un metodo sempre più inclusivo per tirare dentro quegli stati che vogliono e possono fare di più in alcuni settori e in particolare quello della difesa. E qui ovviamente il ruolo dell'Italia sarà anche fondamentale per il prossimo futuro. Insomma, credo che in generale, vista l'estrema volatilità a cui siamo di fronte, sia a livello globale che regionale, non si può più prescindere da un ruolo forte dell'Unione Europea e questo richiederà il contributo veramente di tutti. Bene, grazie, grazie Nicoletta Pirozzi. Da quello che ci ha detto risulta evidente una cosa molto importante, è proprio nelle ultime parole che ha detto: l'Europa deve riuscire a fare questo passaggio e riuscire a parlare in un modo molto unitario per essere credibile e per essere ascoltata a livello internazionale, soprattutto con le due grandi nuove potenze, nel senso del non nuove in sé, ma nel nuovo rapporto che si è venuto a creare tra Cina e Stati Uniti, che esclude abbastanza diciamo, l'ex protagonista dell'Unione Sovietica, oggi Russia. Però ci rende evidente anche una cosa, ossia ieri in molte occasioni è emerso un concetto fondamentale, ossia che rispetto a quello che sta accadendo proprio adesso, per esempio clima, per esempio pandemia, ma magari anche economia dello spazio, no? le nuove tendenze dell'economia spaziale, da soli non si può fare niente. Per uscire dalle crisi oppure per conquistare lo spazio bisogna muoversi tutti insieme. Ecco, l'Europa per essere ascoltata, tradizionalmente si è sempre detto Europa nanopolitico, gigante economico, o gigante economico forse prima, ma nanopolitico. Ecco, si tratta di capire, e le parole di Nicoletta Pirozzi ci hanno messo ancora una volta in evidenza il fatto che non ci siamo ancora, no? Se l'Europa, l'Unione Europea e l'Europa riusciranno ad avere questa capacità unitaria per essere uno dei grandi protagonisti. Non è evidente, Nicoletta Pirozzi ha detto, ci sono i paesi dell'est, giustamente, ci sono alcune realtà all'interno dell'Europa che ancora ragionano molto in termini quasi esclusivamente nazionali, Francia, Germania, rispetto ai quali bisogna sempre fare i conti, e poi ci sono gli attori del sud del Mediterraneo con i quali dobbiamo avere a che fare per ovvi motivi di contiguità e anche di interessi comuni, ma qualche volta anche contrastanti. Quindi è una realtà estremamente variegata. Dal punto di vista economico, allora Paolo Guerrieri ha recentemente pubblicato un libro veramente molto importante, Partita a tre, che mette in evidenza appunto queste relazioni tra le tre grandi aree, Cina, Stati Uniti e un'Unione Europea che è in questo contesto, insomma, e rimane ancora un attore molto forte economico, anche se politicamente abbiamo sentito c'è tanta strada da fare. Ecco, come evolve dal tuo punto di vista questo rapporto nei prossimi anni, essendo abbastanza evidente che oramai siamo di fronte alla necessità di riaprire quello che negli ultimi 10 anni si era tendenzialmente chiuso, l'integrazione tra i paesi, il multilateralismo, abbiamo sofferto di un crescente protezionismo. Ecco, come invece si evolverà questo quadro nei prossimi anni? Sì, grazie, e innanzitutto grazie per questo invito e questa opportunità di discutere di temi così rilevanti. Io, per rispondere alla tua domanda, partirei proprio
richiamando il contesto a cui adesso Nicoletta Pierozzi faceva riferimento, cioè questo contesto globale, perché dal punto di vista economico è cambiato molto. Se prendiamo proprio questi primi due decenni di questo secolo, noi siamo stati per la prima parte, diciamo per i primi anni, in una globalizzazione che sembrava andare a gonfie vele, si cresceva e in gran parte si pensava che poi le forze del mercato, come dire, questa spinta che veniva un po' da soprattutto anche i nuovi paesi avrebbero risolto i problemi. Poi c'è stata quella che chiamavamo la grande crisi finanziaria, adesso con la pandemia naturalmente questo grande purtroppo andrebbe riaggiornato, il Great Crash, ed è cambiato un po' tutto, perché gli ultimi, nel decennio che ha preceduto poi la pandemia, quindi il secondo decennio, noi siamo entrati in una fase invece in cui appunto questi rapporti tra i grandi poli, i grandi paesi sono diventati molto più importanti, cioè i rapporti di forza tradizionali nel disegnare le politiche economiche, ma i rapporti economici sono diventati più importanti delle regole e delle istituzioni che invece una volta erano il principio ordinatore dei rapporti internazionali. Quindi questo è stato un primo mutamento, un contesto quindi dove questo bilanciamento delle forze tra grandi paesi è tornato così al centro. Naturalmente bilanciamento delle forze, il rapporto chiave è questo a cui tu accennavi, il rapporto tra Cina e Stati Uniti, che poi è nato come rapporto o come scontro commerciale, ma poi è diventato uno scontro economico, tecnologico, ed è in realtà uno scontro a tutto campo, perché è per la leadership poi di quello che sarà il sistema, diciamo, dei prossimi decenni. E naturalmente qui c'è un rischio che questo confronto possa degenerare, questo che con un termine si chiama decoupling, cioè disaccoppiamento, il mondo che si ridivide in due è un rischio grave, innanzitutto perché avrebbe dei costi economici enormi, perché in qualche maniera significherebbe ripensare un po' tutto quello che poi è stata l'architettura dei rapporti di questi anni, ma soprattutto, ad esempio, tornando all'Europa, per l'Europa avrebbe un costo. Avrebbe un costo perché significherebbe, secondo me, una relativa marginalizzazione, il doversi schierare a tutti i costi. E quindi questo giustifica perché l'Europa, l'Unione Europea debba oggi occuparsi molto più attivamente e naturalmente trovare molto più efficacemente una sua posizione a livello internazionale. Nel decennio passato ci siamo occupati molto dei problemi interni all'Europa, la crisi dell'euro, il problema delle migrazioni, restano problemi importanti, ma in realtà oggi l'Unione Europea deve trovare questa capacità di essere presente come un attore globale che conti. Naturalmente non un terzo polo che sfida gli altri due, perché questo non sarebbe nelle corde dell'Unione Europea. Facevi riferimento appunto a questa peculiarità che la forza economica dell'Unione Europea è enormemente superiore a quella che poi è la forza politica, ma comunque deve essere una presenza importante. Questo naturalmente significa innanzitutto che bisogna che all'interno si rafforzi questa dimensione europea, quindi il rilancio della crescita che oggi appunto si dice sostenibile è un imperativo categorico per l'Europa. E qui naturalmente, siccome sottolineiamo poi tutte giustamente le cose che l'Europa deve fare, che ancora non ha fatte, va detto che a questa crisi l'Unione Europea ha risposto in maniera molto più efficace, molto più tempestiva di quanto non abbia fatto diciamo 10 anni fa con la crisi finanziaria, perché abbiamo avuto abbiamo questo programma Next Generation EU o Resilience and Recovery Facility, che non solo 750 miliardi di risorse, ma la sua importanza è questa valenza strategica, cioè è un programma di rilancio di una crescita dei paesi europei e del sistema europeo. Naturalmente
Questo significherà adesso, noi abbiamo fronteggiato molto bene l'emergenza economica, noi come Europa. Oggi l'Europa cresce in linea con quello che poi sono i maggiori poli, però adesso bisogna che questo rimbalzo economico si traduca in una ripresa consolidata. E qui naturalmente le due direzioni sono, da un lato, il Green Deal, la politica ambientale, quello che dovrà uniformare le scelte di politica economica dei prossimi anni, e la grande sfida digitale, della tecnologia digitale. Sono queste, diciamo, sono state scelte come i due grandi assi strategici del rilancio della crescita in Europa. Bene, questi due assi, diciamo, della nuova strategia hanno una dimensione internazionale ineliminabile, perché una politica ambientale dell'Europa non si potrà fare senza preoccuparsi di cosa fanno gli altri paesi. L'Europa contribuisce, diciamo, per l'8-9% alle emissioni nocive, il 90 e più per cento lo fanno gli altri paesi, quindi non possiamo pensare di fare una politica ambientale confinata in Europa. Dobbiamo occuparci di favorire poi all'esterno un accordo in questa direzione, ma anche in campo delle tecnologie digitali il grande riferimento sono quelle che è oggi la competizione con Stati Uniti e Cina. Io sottolineo che la competizione tecnologica, ne avete parlato ieri naturalmente a lungo, sarà secondo me una dimensione fondamentale della competizione economica dei prossimi anni, fondamentale. E qui l'Europa deve recuperare un terreno che ha perso in questi anni, perché nei confronti degli Stati Uniti, ma in parte più recentemente della Cina, noi abbiamo investito poco, molto meno di quello che servisse, nelle tecnologie digitali e io direi soprattutto nelle competenze che poi vanno alimentate per quanto riguarda quello che chiamiamo il capitale umano, le risorse umane di un paese. Quindi serve un grande sforzo in questa direzione per quanto riguarda l'Unione Europea. Naturalmente qui, per precisare, dobbiamo raggiungere un'autonomia tecnologica, ma questo non significa assolutamente una indipendenza tecnologica, non ha nessun senso, ma non lo ha per noi come non lo ha per gli Stati Uniti. Un'autonomia tecnologica significa, in qualche modo, se uno vuole appunto trovare una definizione, una maggiore capacità, una più efficace capacità di gestire l'interdipendenza, che a livello tecnologico, ma anche a livello economico, resterà fondamentale. Quindi essere più in grado anche di indirizzare questi rapporti di interdipendenza. E questo naturalmente è molto importante che l'Unione Europea sappia farlo a livello di paesi, ma soprattutto come attore unitario. Il discorso del clima è diverso, perché le politiche ambientali, ne facevi cenno prima te, sono il classico bene pubblico comune. Non si può pensare di poter combattere il cambiamento climatico e quindi tutti i drammatici diciamo, effetti che ne conseguirebbero senza un'azione, come si definisce, collettiva, cioè di cooperazione internazionale. Quindi il problema fondamentale è come si fa a favorire questa azione di cooperazione internazionale, perché noi viviamo una fase che è un po' un paradosso, nel senso che, come stiamo vedendo appunto lo scontro tra Stati Uniti e Cina, le difficoltà, la cooperazione tra paesi è diventata molto difficile in questa fase. Bene, se andiamo a vedere le cose che bisogna fare, e non è solo il clima, pensiamo alla pandemia, alla vaccinazione, il ruolo dei beni pubblici comuni è aumentato in questi anni. Quindi, come dire, la cooperazione è diventata più difficile, ma allo stesso tempo è più necessaria per affrontare i problemi dei prossimi anni. Questo naturalmente è una grande sfida e l'Unione Europea, come uno degli attori globali, diciamo, di primaria importanza, deve occuparsene, non dovrà occuparsene. In campo climatico significa, io credo, favorire un accordo naturalmente tra i maggiori paesi. Qui il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale, quindi la relazione transatlantica, ma lo è anche con la Cina. Quindi il rapporto con la Cina deve essere certamente
per quanto riguarda l'Europa, un rapporto di competizione su tutta una serie di temi, pensiamo appunto ai valori, pensiamo, però deve essere poi anche in grado di sviluppare questa cooperazione. E allo stesso tempo io sottolineerei che qui quello che si apre di importante come ruolo internazionale dell'Europa è ad esempio in campo sanitario. Noi pensiamo adesso naturalmente al discorso vaccinazione, quanto siamo indietro nella possibilità di avere poi un risultato internazionale, ma purtroppo sappiamo che non è che questa sarà l'ultima purtroppo pandemia. Allora qui si apre un campo importante secondo me di azione per l'Unione Europea. L'Unione Europea ha una forza tecnologica in campo sanitario, finanziario, che deve mettere al servizio proprio di questo ruolo internazionale. Ecco, quindi per riassumere, a me sembra che come dire, ci siano queste sfide davanti all'Unione Europea. Da un lato questa necessità ovviamente all'interno di rilanciare una crescita che sia sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche sociale, perché l'inclusione deve rientrare tra questi obiettivi. Però questo rilancio non ci sarà se noi non avremo e non sapremo in qualche modo giocare questo ruolo internazionale nuovo, il che naturalmente è quello che si diceva prima, richiede una coesione all'interno dell'Europa che è sempre stato l'elemento di maggiore debolezza, cioè i paesi europei si muovono molto di più sotto la spinta poi di obiettivi nazionali. Quello che invece deve avvenire sempre più in futuro è questa capacità di guardare, e io credo che questo sarà sempre di più in un mondo dominato dai grandi poli una convenienza e una necessità per i paesi europei, perché sarà sempre più difficile contare se ci si in qualche modo, se si rimarrà in questa dimensione nazionale. Quindi da questo punto di vista diciamo, le sfide saranno in qualche modo una spinta all'Europa ad unirsi sempre di più, questo è l'auspicio almeno. Certo, questo è il punto fondamentale. Adesso non vorrei essere troppo ambizioso per il nostro panel, non possiamo rifondare la storia del mondo, però forse ci possiamo proporre alla fine di questo dibattito, che dura tutto sommato solo un'ora e un quarto, cercare di capire se noi stiamo ponendo le premesse perché l'Europa si ponga in questo momento, in questo contesto che stiamo definendo di tre poli. Poi ce ne sono anche altri che non stiamo nominando, ci sono i poli medio orientale o est asiatico e via dicendo, ma limitiamoci adesso a cercare di capire se stiamo ponendo le premesse, no, positive, costruttive per arrivare a quanto tu dicevi e anche Nicoletta ha detto poco fa, ossia che l'Europa diventi effettivamente quello che noi vogliamo che diventi, non sto a ridefinirlo, insomma, no? E quindi superi questa dimensione che troppo spesso si basa su volontà nazionali squilibrate, perché poi le forze in campo sono diverse, o se c'è qualche possibilità, quali possibilità abbiamo, che nei prossimi anni ci sia effettivamente un passo avanti nella costruzione europea e che quindi ci sia una politica positiva alla quale tutti convergono per rafforzare questa situazione. E la patata bollente la passiamo a Danilo Taino, che però ha molte frecce al suo arco. Danilo, come corrispondente del Corriere della Sera da molti anni, ha vissuto in Gran Bretagna, ha vissuto in Germania, ha girato il mondo, studia moltissimo tutte queste realtà. Danilo, secondo te, ancora una volta siamo in una situazione in cui l'Europa è molto forte, anche solo facendo la somma, voglio dire algebrica, delle sue capacità economiche, è molto forte, però rimane pur sempre questa realtà di 27 stati che comunque si confronta con una realtà omogenea in Cina, una realtà omogenea negli Stati Uniti e quindi ha caratteristiche diverse. Ma noi dobbiamo riuscire a capire se riusciremo a essere positivamente il terzo attore, almeno finché sono tre, e avere una capacità propositiva diversa e quindi una capacità di incidere diversa. Ecco, tu cosa ne pensi? Ma penso che non ci stiamo muovendo abbastanza in questa direzione, e non abbastanza velocemente. E tu ci hai chiesto di vedere la prospettiva a 3-5 anni, ed è un periodo giusto, perché credo che
credo che bisogna avere fretta in questo momento, nel senso che il mondo è davvero cambiato, il mondo è davanti a una situazione senza precedenti dal punto di vista della simultaneità con la quale le trasformazioni stanno avvenendo, e questo credo che ponga questioni anche di urgenza, di velocità, diciamo così, all'Unione Europea e ai paesi dell'Unione Europea. C'è la pandemia che sta producendo trasformazioni straordinarie, c'è l'innovazione tecnologica di cui avete parlato ieri che offre opportunità eccezionali, offre anche qualche rischio. Per esempio l'altro giorno Kissinger diceva che l'intelligenza artificiale usata dalla Cina, a suo parere, sarà più pericolosa dell'uso delle armi nucleari, o potrebbe essere più pericolosa dell'uso delle armi nucleari. Ci sono trasformazioni straordinarie, la digitalizzazione è un'altra di queste, la transizione energetica e il costo dell'energia che vediamo in questo momento è un altro dei gravi e grossi problemi che devono essere affrontati dal mondo. C'è un ruolo diverso degli stati che sta cambiando anche il clima economico rispetto a prima, nel senso che fino a qualche tempo fa, fino a prima della pandemia o comunque fino a prima della crisi finanziaria del 2008 negli Stati Uniti, il ruolo degli stati era secondario rispetto a quello dei mercati, e adesso c'è un ribaltamento della situazione, ci sono cambiamenti nel mercato del lavoro. In questo periodo per esempio si parla molto della great resignation, delle persone che decidono di cambiare lavoro e si licenziano da quello vecchio per andare in quello nuovo. Molti giovani, molti millennials, la generazione Z, cioè quella più giovane, che probabilmente ha una visione del lavoro diversa da quella che hanno avuto i baby boomer e così via. Ci sono cambiamenti profondi, e poi c'è il cambiamento dei cambiamenti, che è la geopolitica, direi, che è la nascita, il cambiamento profondo, secondo me perlomeno, di una stagione. E questa è una delle cose che più, credo, colpisce l'Europa. L'Europa ha vissuto straordinariamente bene, anche se ci sono stati i poveri, ci sono state le crisi, ma negli ultimi 50 anni. I passi avanti che sono stati fatti nell'Unione Europea, ma in generale il benessere che è cresciuto in questi paesi. E questo succedeva in un mondo di apertura dei commerci, di apertura, di progressiva caduta delle barriere tra paesi, tra nazioni, non solo all'interno dell'Unione Europea ma nel mondo, in un mondo di globalizzazione del quale l'Europa ha sicuramente, i paesi dell'Europa hanno sicuramente beneficiato. E questo sta un po' venendo meno, secondo me, questo è uno dei grandi cambiamenti. La tendenza è quella di andare verso una nuova competizione tra potenze, cioè soprattutto le due grandi potenze, ma non solo, anche, ci sono anche potenze intermedie, la Turchia, l'Arabia Saudita, l'Iran, la Russia ovviamente, che non saprei se metterà tra le grandi o tra le medie potenze, che sono estremamente, poi si citava prima il Medio Oriente, naturalmente l'Egitto e così via. E è un cambiamento fondamentale. Qualcuno il parallelo lo fa con la vigilia della Prima Guerra Mondiale, quando c'erano queste sfide, questa sfida soprattutto tra un Regno Unito e Germania. Ora, io non sto dicendo che si arriverà a una situazione da Prima Guerra Mondiale, sto dicendo che il clima è cambiato, però che la situazione generale è profondamente cambiata, e tutte queste cose convergono come probabilmente non è mai successo in precedenza. L'Unione Europea secondo me ha fatto cose grosse, importanti negli ultimi tempi, in particolare la Commissione secondo me è stata positiva dalla crisi del debito in poi, 2010-2012 in poi, ha fatto dei passi avanti notevoli, anche se alcune cose dal punto di vista finanziario, dal punto di vista della stabilità finanziaria ancora devono essere definite, ma sicuramente l'ha fatto. E è stato estremamente importante, come è stato detto prima, il Next Generation EU. E credo che ci sia però un problema degli stati. Credo che quando si parla di autonomia strategica, che sicuramente è un concetto abbastanza generico per il momento, si tratta anche di vedere quali sono poi gli atti che i leader politici che portano avanti questo concetto di autonomia strategica, gli atti che compiono effettivamente.
Ora, il prossimo semestre sarà dell'Unione Europea, sarà a guida della Francia. La Francia avrà anche le elezioni durante questo primo semestre. Io ho l'impressione, per esempio, che molte delle azioni politiche che sta facendo il presidente Macron siano finalizzate alle elezioni, prima ancora che un'autonomia strategica. Abbiamo anche un cambiamento di questo tipo in Europa, che esce di scena Angela Merkel, si apre un vuoto per alcuni versi che magari sarà riempito in breve tempo oppure no. Io non credo che, cioè, qual è la differenza tra Merkel e Macron? Merkel è stata una leader che per anni e anni ha tenuto unita l'Europa, l'ha tenuta unita sulla crisi finanziaria, l'ha tenuta unita sulla crisi dei migranti, l'ha tenuta unita sulla crisi dell'Ucraina, l'ha tenuta unita sulla pandemia e in tante altre situazioni, nei rapporti con la Russia e così via. Macron non credo che abbia mai mostrato un atteggiamento di questo tipo. Macron è più divisivo di quanto non lo fosse Merkel. Macron ha cercato anche, tra l'altro, oltre ad essere divisivo nei confronti dell'Europa dell'Est, per esempio, o per esempio bloccando il processo di adesione dei Balcani e quindi nei Balcani aprendo le porte alla Cina e alla Russia. Quando si parla di autonomia strategica, secondo me questa è una contraddizione, se non un errore, e ha cercato di aprire un colloquio da solo con la Russia di Putin gli è andata male, nel senso che Putin l'ha respinto, non dico con perdite, ma comunque l'ha respinto. Quindi ci sono diversi approcci, ci sono contraddizioni e non è chiaro qual è il significato profondo di autonomia strategica. Se l'autonomia strategica, cosa sulla quale sono completamente d'accordo, è andare a, per esempio, sfidare, tra virgolette, sfidare perché è un terreno pacifico, sfidare la Cina nella cosiddetta nuova via della seta, cioè proporre alternative, investimenti infrastrutturali diversi, insieme magari agli americani, su basi diverse di quelle che porta avanti la Cina, io credo che sia estremamente positivo. Se autonomia strategica vuol dire, come sostengono alcuni in Europa, che l'Europa deve essere equidistante tra Cina e Stati Uniti, sono meno d'accordo. Io credo che sia fondamentale per tenere insieme l'Europa essere estremamente chiari sul concetto che noi stiamo a Occidente, che c'è un problema Cina nel mondo. C'è un problema Cina non perché noi non amiamo la Cina, io adoro la Cina. È un paese eccezionale, ha 1.400.000.000 di persone, creativo, imprenditori straordinari. Il problema è che è una dittatura, in buona sostanza, che è una dittatura che in questo momento è particolarmente espansiva e probabilmente vuole stabilire alcune regole internazionali che fanno comodo a lei. E io su questo credo che l'Europa debba essere molto, molto più chiara e debba mettere da parte, se vuole unirsi veramente, alcuni approcci che ha avuto in questi ultimi anni. Uno in particolare, che io imputo prima di tutto ad Angela Merkel, che è stato il mercantilismo con la quale è stata affrontata l'economia da parte di alcuni paesi europei. Cioè il prendere ed andare a, per esempio, trattare con la Cina solo come Germania, cercando sostanzialmente, è vero, l'Unione Europea ha una politica commerciale comune, in realtà ogni paese poi si è fatto i fatti suoi e tant'è vero che si è privilegiato in alcuni momenti l'accordo politico-commerciale con la Cina che non la relazione all'interno dell'Occidente. Io credo che se si va avanti su questa strada si creino delle rotture interne all'Unione Europea, mentre l'Unione Europea debba essere molto più unita e lo può essere solo, secondo me, da un punto di vista atlantico. Non sono nemmeno d'accordo sull'idea, che mi sembra un po' pazza, che l'Europa possa diventare una grande Svizzera, cioè non allineata. Non si può pensare che la Francia voglia essere una Svizzera, che la Germania voglia essere una Svizzera. Ecco. L'ultima cosa. Si dice Draghi sarà l'uomo che può prendere il posto di Angela Merkel come leader in Europa. Io qui lascerei proprio la frase che ha detto Draghi stesso, che l'Italia resta l'Italia, l'Italia non è in grado di essere la Germania. Grazie. Adesso, grazie mille Danilo, si sono precisati molti punti, Massimo. Adesso
ti chiederei, voglio essere un pochino provocativo, se mi permetti, perché stiamo cercando di capire se l'Europa, effettivamente l'Unione Europea, l'Unione Europea, può diventare effettivamente questo protagonista che noi tutti vogliamo che diventi. Allora, qui è chiaro che sono cambiate le cose negli ultimi, insomma, già a partire dalla fine degli anni Ottanta, all'inizio degli anni Novanta, finisce l'Unione Sovietica, l'Europa automaticamente perde rilevanza sul piano mondiale, perché gli Stati Uniti non hanno più bisogno che l'Europa sia il bastione nei confronti di un'Unione Sovietica potenzialmente espansiva, e di conseguenza si ritirano sostanzialmente mano a mano dall'Europa, e loro sì che prendono e continuano a mantenere la loro autonomia strategica. Sale la Cina, che assume la sua autonomia strategica per forza, per evidenti motivi. L'Europa non sale come autonomia strategica, se non per differenza, se non, diciamo, per non perdere rilevanza, ma non cresce, diciamo, in termini autonomi, come stiamo dicendo tutti, credo, fino a questo momento, cioè non riesce ancora a stabilire, diciamo, una comunanza di interessi che vada oltre quello che tradizionalmente ha fatto. Allora la domanda per te, naturalmente, la prima cosa che noi osserviamo è che c'è un inizio di questa cosa, perché con la nuova politica, diciamo, della von der Leyen, che sostanzialmente viene seguita, c'è una unitarietà di intenti in grandi capitoli come il clima, in grandi capitoli come la sanità, ma per forza di cose direi anche c'è una sostanziale buona armonia, fino adesso almeno, delle politiche economiche, perché tutti le hanno seguite e abbiamo reagito un po' tutti nello stesso modo alle grandi crisi, soprattutto quelle di 10 anni fa, ma sostanzialmente anche a questa qua della pandemia. Però le cose possono anche cambiare. Allora, quali sono, a tuo parere, le probabilità che riusciremo ad andare avanti in questi termini proattivi e non reattivi rispetto a quelle che sono le altre grandi realtà di questo mondo? Grazie Enrico. Sì, sicuramente il punto di partenza per risponderti dovrebbe essere questo, cioè che le relazioni internazionali, e quindi il fatto di essere o di non essere una potenza autonoma nel mondo, probabilmente stanno diventando sempre di meno riferite ai rapporti di forza tra i paesi, e in alcuni casi che tu hai citato le relazioni internazionali sono sempre più determinate dalla capacità di incidere sulle sfide globali anche in modo cooperativo e non in modo competitivo. E su questo l'Europa sta dando delle risposte forti, perché è vero, gigante economico, che continuiamo ad esserlo, abbiamo comunque un mercato tra i più grandi, se non il più grande al mondo, abbiamo la seconda moneta di riserva al mondo, nanopolitico, secondo la visione corrente o comunque tradizionale, ma se vediamo la politica internazionale come sfide, come risposta alle grandi sfide globali, come dicevamo, ci sono dei campi in cui l'Europa, l'Unione Europea, si è mossa in modo anche proattivo e sta dando delle risposte che riescono anche a influenzare gli altri attori mondiali. Allora, i due temi già citati anche dal professor Guerrieri, la salute e il green. La lotta al cambiamento climatico, sappiamo, richiede uno sforzo cooperativo, uno sforzo collettivo. Noi oggi probabilmente non avremmo né gli accordi di Kyoto di 30 anni fa, né gli accordi di Parigi di pochi anni fa, e forse neanche quelli di Glasgow, se non ci fosse stata dietro la spinta dell'Unione Europea, che sul piano ambientale è una superpotenza mondiale. Questo lo possiamo dire con un certo orgoglio, perché siamo stati battistrada nella lotta all'inquinamento prima e al cambiamento climatico dopo. È vero, contiamo solo per l'8% della CO2, ma con accordi internazionali e commerciali che prevedono delle clausole ambientali, con il lavoro diplomatico, con l'esempio che si sta dando anche con il Green Deal, che va verso il 2050, c'è questo obiettivo di lungo periodo per l'impatto climatico zero, ecco, su questo c'è stato una parte del mondo che si è messa a marciare in questa direzione. E anche a Glasgow, se pensiamo all'impegno sul metano, questa riduzione drastica entro il 2030, se pensiamo al discorso delle foreste, della riforestazione, anche qui l'Europa ha dato un grosso contributo. Sul piano sanitario forse ancora più interessante, perché sul piano sanitario c'era stato
un inizio e non del tutto scomparso approccio di diplomazia vaccinale o di nazionalismo vaccinale, che evidentemente non è quello che ha seguito l'Europa, perché il nazionalismo vaccinale, cioè quello che dice vacciniamo intanto i nostri cittadini oppure utilizziamo soltanto il nostro vaccino, ecco, questo può dare un interesse nel brevissimo periodo a chi lo porta avanti, ma non ci fa uscire da una pandemia. Ecco perché l'Europa si è messa in controcanto rispetto a questo e i 27 paesi hanno deciso di mettersi insieme, di negoziare insieme, di investire insieme e di provvedere a questa distribuzione di vaccini. Cosa non scontata, perché all'inizio intanto non era una competenza chiara europea e poi c'erano tentativi di andare un po' in ordine sparso. Quindi all'interno l'Europa è riuscita a far passare l'approccio cooperativo. Nel mondo la stessa cosa è successa con il Global Health Summit di maggio a Roma, anche lì le grandi potenze si sono messe attorno a un tavolo ed è uscito il concetto di One Health, cioè il mondo è uno, la situazione sanitaria è unica, è globale, bisogna lavorare insieme e quindi non in modo competitivo come si diceva, ma investendo insieme, investendo per esempio nella produzione di vaccini in Africa, cosa che l'Europa sta facendo, investendo nel negoziato con le case farmaceutiche, con il COVAX, l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, eccetera. Quindi su questo e sul clima l'Europa è stata in prima fila in modo proattivo. Detto questo, autonomia strategica, concetto importantissimo, perché vuol dire sostanzialmente che noi dobbiamo essere sempre meno dipendenti da altri paesi quando si parla di non soltanto di vaccini ma anche di energia, di materie prime sempre più rare, di difesa e di altro, ma autonomia strategica vuol dire anche, o meglio, non vuol dire negare il multilateralismo. Il multilateralismo continua ad essere la nostra stella polare nel mondo, multilateralismo che è un concetto interessante perché è un concetto che sta cambiando, è nato, come dice sempre il nostro alto rappresentante Borrell, è nato nel contesto delle democrazie occidentali, c'era un multilateralismo chiaramente figlio di quelle democrazie liberali occidentali. Oggi pensare al multilateralismo non è scontato, non vuol dire necessariamente andare in quella direzione, ci possono essere diverse visioni di multilateralismo e l'Europa ha proprio questo compito, quello di portare avanti la nostra visione di multilateralismo, portare avanti un discorso di valori che possono andare a braccetto con un ruolo politico nel mondo, pensare che ci sono dei valori universali che devono essere rispettati in tutto il mondo e non sono una questione nazionale per cui alcuni paesi possono vederli come delle interferenze nei loro affari interni e riformare comunque questo multilateralismo che in parte funziona, in parte no, ma sicuramente va allargato anche ad altre sfide come quelle di cui abbiamo parlato quest'oggi. Grazie, credo che stiamo un po' abbastanza avvicinandoci all'obiettivo, se di obiettivo si tratta, quello di cercare di capire che rilevanza potremo avere come Europa nei prossimi anni e decenni. Mi viene in mente una frase che a tutti voi è ben nota, quella che disse o si attribuisce a Stalin, a Yalta, che a un certo punto chiese quante divisioni ha il Papa. Allora, Nicoletta, l'Europa cresce, come cresce, come si costruisce l'Unione Europea? Si è costruita a pezzi, è indubbio che si è costruita per approssimazioni successive, possiamo dire così, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, poi a un certo punto Mario Monti, no, in Italia e altri altrove hanno supposto che la moneta avrebbe forzato il meccanismo di omogeneizzazione e unione politica, economica prima e poi politica. Oggi noi stiamo dicendo che l'Europa è protagonista e lo è, per esempio, nella battaglia sul clima oppure nella sanità. E allora siamo, credo ancora, forse possiamo dire che siamo ancora in una fase, in una concezione di costruzione per approssimazioni successive
per arrivare a una rilevanza globale politica, la famosa autonomia strategica. Nicoletta, ma se non abbiamo, se no, se la questione delle quante divisioni ha il Papa, secondo te, pur in un contesto in cui magari le armi nucleari sono meno importanti dell'intelligenza artificiale, ma comunque l'intelligenza artificiale in questo senso è concepita come un'arma, se non abbiamo una capacità strategica, se l'Europa non ha le famose divisioni, è possibile arrivare a una rilevanza come quella di cui stiamo parlando, oppure rimarremo rispetto a grandi potenze che invece quella capacità strategica la stanno costruendo con le armi nucleari, con le portaerei, con il cyber war e tutte queste cose qui, ci possiamo arrivare o comunque rimarrà sempre un tentativo di costruzione a pezzi che poi alla fine non arriva al risultato? Grazie Enrico. Allora, la risposta breve a possiamo fare senza capacità di tipo militare è no. La risposta un po' più articolata, per dartela, guarda, faccio riferimento ad un progetto che noi abbiamo coordinato come Istituto Affari Internazionali, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di Horizon Europe, che puntava proprio a proiettare le dinamiche di integrazione e di differenziazione all'interno dell'Unione Europea da qui al 2035, quindi non andiamo oltre i 15 anni perché altrimenti diventa pura speculazione, però quello che abbiamo cercato di fare è stato immaginare diversi scenari di integrazione nei diversi settori in cui l'Unione Europea dovrebbe fare di più, e uno di questi è ovviamente quello della sicurezza e della difesa. Ora, se togliamo, diciamo, lo scenario più catastrofico, cioè quello della disintegrazione dell'Unione Europea, che ci sembra il meno probabile, gli altri tre scenari che abbiamo di fronte sono: uno, quello del business as usual, in particolare nel settore della sicurezza e della difesa. Questo significa andare avanti a 27 con gli attuali regole del gioco per quanto riguarda le decisioni europee, quindi l'unanimità, e in generale condannare l'Unione Europea a un ruolo del tutto secondario a livello internazionale come attore di sicurezza. Questo probabilmente significherà che da qui a 15 anni la politica estera europea continuerà ad essere dominata dagli stati più forti, gli stati trainanti, e che fondamentalmente prenderanno le decisioni e azioni per conto dell'Unione Europea stessa. Lo abbiamo visto negli ultimi anni con le iniziative di Gran Bretagna prima, Francia, Germania, sia rispetto alla Libia sia rispetto all'Ucraina. In alcuni casi ha funzionato, in altri casi meno, ma sicuramente quello che è mancato è stato un protagonismo europeo. Il secondo scenario è quello che tu dipingevi e che forse è il più probabile, cioè quello di progressi incrementali che potrebbero prendere la forma nei prossimi anni di una espansione, ad esempio, dell'ambito di decisione a maggioranza qualificata nella politica estera, ad esempio per quanto riguarda le sanzioni, mentre dal punto di vista della difesa potremmo immaginare che almeno gli stati membri che sono più volenterosi e più capaci riusciranno finalmente ad individuare dei progetti strategici fondamentali per dotare l'Unione Europea delle capacità militari di cui ha bisogno. Ma in generale rimane un'unione della difesa zoppa, perché non ci sarebbe quella convergenza strategica necessaria poi a fare dell'Unione Europea un attore rilevante dal punto di vista internazionale. E poi c'è l'ultimo scenario, quello invece di una federalizzazione della difesa, con la creazione finalmente di un ministro della difesa, di un esercito europeo che potrebbe essere mobilitato per intervenire in scenari di crisi e conflitto, e in generale una graduale convergenza verso interessi strategici condivisi. Ora, noi non sappiamo quali di questi tre scenari si realizzerà, anche se probabilmente quello del processo incrementale è quello più realistico.
dipende da una serie di fattori che abbiamo individuato, ma è anche possibile che i rivolgimenti internazionali, la pressione globale, la politica di potenza sempre più marcata e i conflitti sempre più forti nel vicinato europeo spingano gli stati europei a prendere una strada più coraggiosa verso una integrazione in questo settore. Quello che possiamo confermare sarà che la divergenza e la differenziazione a livello strategico tra gli stati membri continuerà e noi dovremmo farci i conti. Quindi diciamo che il suggerimento più razionale che ci sembra di poter dare alle istituzioni europee e agli stati membri è quello di cercare di gestire il più possibile questa differenza, individuando degli obiettivi attorno ai quali almeno un gruppo sostanzioso di stati membri possa coalizzarsi e trainare il resto dell'Unione Europea con sé. L'alternativa è condannare l'Unione alla inazione e quindi alla irrilevanza a livello internazionale. Grazie Nicoletta. Paolo, questa è un'ipotesi naturalmente che dobbiamo prendere in considerazione. Ricordiamoci comunque che noi parliamo di stati, ma dovremmo parlare poi di cittadini. I cittadini votano, i partiti raggruppano i voti dei cittadini e si pongono nei confronti poi delle scelte sovranazionali nel modo in cui si pongono. E non c'è omogeneità, anzi in molti paesi sono per fortuna un po' in declino adesso, ma di quelli che vengono chiamati sovranisti o etnonazionalisti o come li vogliamo, o populisti e via dicendo, che tendenzialmente in molti casi sono anche anti-europei, ci sono anche queste realtà di cui dobbiamo ovviamente tenere conto. Ma a tuo parere quello che in maniera più sofisticata di come mi ero espresso io, Nicoletta ha definito passaggi incrementali, insomma, no? Costruire l'Europa attraverso passaggi incrementali e non con una decisione che condivisa da un Parlamento e da tutti i cittadini e dalle forze politiche per fare un passaggio invece più radicale verso un'Unione Europea rilevante da questo punto di vista. Cosa è più possibile secondo te? Non ho fatto niente. Non è colpa nostra, credo. Ecco, se la possiamo smettere. Ecco, cosa è più probabile secondo te? Quale strada è più probabile che l'Europa possa seguire nei prossimi 10-15 anni? Non andiamo oltre perché appunto sennò diventa irrealistico. No, premesso che appunto fare previsioni in questo orizzonte è difficilissimo, però io partirei da un dato che invece non è difficile prevedere, è che l'Europa diventerà sempre più piccola rispetto al mondo di cui fa parte. Demograficamente sappiamo che questo è un trend irreversibile. Un secolo fa gli europei erano circa il 20% della popolazione mondiale, se guardiamo di qui a 20-30 anni saremo qualcosa come il 4-5%, quindi un ridimensionamento sicuro. Ma anche a livello economico, se sommiamo le economie europee, vediamo che in realtà l'Europa, che aveva con gli Stati Uniti praticamente il predominio assoluto a livello di economia mondiale, ma questo ancora nel dopoguerra, negli anni 50-60, anche qui proiettato a 20-30 anni, il peso dell'economia europea, dell'Unione Europea, sarà in qualche modo sotto il 10% di tutto il prodotto mondiale. Peseremo meno dell'India, tanto per darci una dimensione. Ecco, questo deve essere, perché è importante questo dato? Perché innanzitutto chiarisce che se l'Unione Europea è comunque rimarrà un attore, ma dovrà fare i conti con questa economia globale che si espanderà molto di più in Asia del Pacifico, nelle economie emergenti, i singoli paesi europei, le singole economie europee addirittura saranno qualche cosa di, tra virgolette, sempre più marginale rispetto a questo contesto. Anche paesi come la Francia e la Germania, l'economia tedesca, se andiamo a vedere una scala di chi poi sarà in testa, in realtà la Germania sarà, in questa scala sicuramente a posti tra il decimo, l'unico. Questo mi fa pensare
che questo sarà un potente, diciamo, stare insieme non solo sarà in qualche modo una convenienza, ma diventerà una necessità rispetto a questo contesto. E questo ci fa anche capire perché è interessante la domanda che ci poniamo. Non è, ma ci sarà l'Unione Europea tra 20 anni? Perché qualche anno fa noi questo ci chiedevamo quando facevamo questo. Oggi non se la pone, diciamo che non è una domanda attuale, ma in realtà ci poniamo la domanda quale Unione Europea avremo tra 20 anni. E questo secondo me deriva dal fatto che siamo tutti consapevoli che in realtà questo futuro o lo affrontiamo, cioè lo dovremo affrontare insieme. Naturalmente qui molto importante è come naturalmente lo affronteremo insieme. E allora qui ne parlavamo prima, la dimensione globale resterà fondamentale, la presenza internazionale, perché se diventiamo più piccoli ci dobbiamo sempre più preoccupare di quello che avviene fuori di noi. Quindi, però per pesare a livello internazionale, come dire, business as usual, io non lo vedo come una possibilità. In realtà, per poter pesare bisogna poi essere forti come dimensione di attore unitario. Allora, tanto per fare un esempio concreto, l'idea che adesso noi siamo in una posizione favorevole in questa, diciamo, situazione di uscita dalla pandemia, auspicabile a breve, perché abbiamo fatto delle cose, il Next Generation EU, ma il Next Generation EU non può non diventare un programma che a questo punto dà all'Unione Europea una sua capacità fiscale. Quindi ci sarà necessariamente un salto di qualità. L'Unione Monetaria, come sappiamo, è un processo incompleto, perché non siamo dotati di una politica economica fiscale, non abbiamo un euro moneta internazionale vera. Questo io credo che sarà un passaggio che l'Europa farà sotto la spinta di questo, come dire, nuovo contesto e per contare di più. Quindi io non credo a un percorso di gradualità. O faremo certi passi, o rafforzeremo certe dimensioni, oppure in qualche maniera saremo con questo contesto sempre di più come attore frammentato e debole. Quindi, come dire, faremo, io spero, di necessità virtù. Bene, questa è una visione decisamente costruttiva, non arrivo a dire magari ottimistica, perché se dicessi ottimistico tendenzialmente sarebbe come dire sei un po' troppo ottimista. Diciamo che è una visione costruttiva, no? Possiamo prendere decisioni positive sul futuro di questo paese e, ripeto ancora una volta, non sono i capi di Stato che le prendono, ma sono i cittadini che poi spingono questo tipo di cose, e allora un po' tutto da vedere. Danilo, chiaramente Paolo ha richiamato anche quello che insomma negli Stati Uniti nel Settecento si diceva no taxation without representation, quindi se dobbiamo arrivare a delle politiche fiscali bisogna che siano comuni, bisogna che siano accettate da tutti, e questo è veramente un passaggio complicato, però la strada è quella della costruzione. Ora, a tuo parere, proprio da questo punto di vista, ricordiamoci anche di quello che era stato un grande successo non solo di vendite di libri, ma se ne è parlato in tutto il mondo. Robert Kagan parlava, no, di Stati Uniti come Marte e di Unione Europea come Venere. Qui un po' quello che ci ricordava anche Massimo prima, i valori etico-morali, i valori di principio che l'Europa porta avanti, ma noi riusciamo a costruire un'Europa più forte basandoci su questi elementi, oppure ci vuole qualche cosa di differente e Marte deve comunque rientrare nel quadro? Beh, sicuramente Venere è più affascinante di quanto non lo sia Marte, quindi, però questo è anche un po' una trappola, o rischia di essere una trappola naturalmente, proprio per le ragioni che sono state dette fino adesso. Io sono abbastanza d'accordo, credo che uno sviluppo incrementale non sia utile e positivo, non credo che potrebbe probabilmente neanche realizzarsi, ma non sono neanche sicuro che si possa realizzare qualcosa più in fretta, proprio per la ragione che è stata detta fino adesso, che è stata accennata perlomeno, e che dicevi tu, nel senso che c'è anche l'elettorato europeo che non è molto disposto a mettersi dalla parte di Marte, nel senso che
ci sono molti paesi, credo la maggioranza dei paesi europei, in cui la popolazione dice che non sarebbe disposta a mobilitarsi, a ricorrere all'articolo 5 della NATO per difendere un paese attaccato per esempio dalla Russia. E sappiamo che i governi devono necessariamente tenere conto delle opinioni pubbliche e degli elettori, quindi io credo che l'Europa abbia fatto alcuni errori in passato, si è guardata la punta delle scarpe per troppo tempo, non ha guardato la geopolitica e oggi non è pronta ad affrontare la sfida geopolitica. La signora von der Leyen aveva parlato di una commissione geopolitica all'inizio del suo mandato, fino a questo momento io sinceramente non ho visto una commissione geopolitica, spero che ci sia un'impostazione, però sicuramente siamo in un ritardo enorme e io non so, probabilmente il professore ha assolutamente ragione, nel senso che siamo sempre più piccoli anche come Europa unita tutto sommato, quindi questo è un problema, è un problema serissimo quello a cui siamo di fronte. Ci sono dei paesi in crescita, ci sono dei paesi forti, gli Stati Uniti sono forti sia in parte dal punto di vista demografico, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista finanziario. Noi manchiamo di un sistema finanziario che per esempio possa sostenere l'innovazione, perché negli Stati Uniti c'è Google, c'è Apple, c'è Amazon e così via, perché c'è la finanza che li sostiene sostanzialmente, direi. E in Europa non c'è, non siamo ancora riusciti a creare un mercato unico dei capitali, che è fondamentale da questo punto di vista e credo che sia fondamentale anche per l'autonomia strategica, naturalmente. Insomma, adesso non la voglio tirare troppo lunga questa cosa, però io non sono ottimista, sinceramente. Secondo me siamo molto indietro e forse sotto la pressione degli eventi potremo fare dei passi avanti, ma potrebbero essere eventi pesanti. Grazie Massimo, la chiusura spetta a te, non ti chiederò però di allinearti alla visione più ottimistica o quella meno ottimistica, vorrei passare veramente di palo in frasca, cioè di toccare un qualche cosa che non abbiamo ancora, forse qualcuno l'ha menzionato ma non l'abbiamo affrontato, le migrazioni, perché su questo si sta giocando una evidente disparità di orientamenti per cui si costruiscono muri, si impediscono determinati movimenti, l'Italia comunque per moltissimi anni è rimasta da sola ad accogliere un numero spropositato che non è stato accolto poi in altri paesi, ci sono tutta una serie di visioni differenti che sono veramente molto una mina vagante rispetto al potenziale di cui stiamo parlando di costruzione. Ecco, da questo punto di vista tu vedi dei rischi, vedi, teniamo conto anche guardando sempre al quadro globale, la Cina in questo momento un tema di questo genere non ce l'ha o comunque è rilevante, gli Stati Uniti lo hanno gestito integrando milionate, voglio dire, di immigrati nel modo in cui, ma comunque lì c'è anche una discontinuità territoriale rispetto alle aree mentre noi siamo molto vicini a quello che sarà sempre di più un serbatoio che tenderà ad espandersi per ovvi motivi, l'avete detto tutti, la crescita demografica ma non la corrispondente crescita economica e di sostenibilità di questi paesi che inviano milioni e milioni di persone. Ecco, questo secondo te quanto potrà rappresentare un problema nei prossimi 10-15 anni oppure saremo in grado di gestirlo meglio di come abbiamo fatto fino adesso? Questa è una domanda non concordata e molto difficile. Non concordata, cattivissima. Molto bene. Difficile perché ci apre un altro capitolo che è quello delle guerre ibride, perché non dimentichiamoci che ci sono dei casi e uno sta avvenendo in questi giorni in cui la questione migratoria si lega a attacchi ibridi che vengono da fuori dall'Europa e che richiedono anche qui delle risposte nuove perché sono delle forme nuove di conflitto. In futuro noi purtroppo dobbiamo considerare anche il problema delle migrazioni climatiche perché il climate change rischia di provocare ulteriori spostamenti di masse di persone che cercheranno di andare altrove e l'Europa proprio per la sua collocazione geografica è già al centro di questi flussi e continuerà ad esserlo da sud, da est. Per cui su questa è un'altra crisi che potrebbe far crescere un'ulteriore risposta europea. Se questo succederà dipende in grandissima parte dalle capitali, dai nostri 27 paesi, perché come sappiamo questa non è una materia di competenza pienamente europea, ma è una materia ancora in gran parte legata alla volontà dei paesi. Quindi su questo ci sono sicuramente delle sfide e degli interrogativi. Sulla Commissione geopolitica,
Ricordiamoci che c'è stata la crisi del Covid che ha mandato all'aria tanti piani. La Commissione von der Leyen ha iniziato nel dicembre 2019 e dopo due mesi è arrivata la pandemia in Lombardia e poi nel resto dell'Europa. Quindi le grandi priorità green e digitale continuano ad essere le grandi priorità, ma è evidente che questa crisi, questa emergenza ha assorbito tante energie, tante risorse per far fronte a tutto questo. Siccome parliamo di futuro, e sarò rapidissimo, intanto volevo ricordare che c'è una conferenza sul futuro dell'Europa alla quale tutti i cittadini possono partecipare, e quindi un invito anche ai giovani e alle giovani in particolare a seguire questi lavori anche online, futureeu.europa.eu. Si possono fare delle proposte, si possono commentare le proposte di altri, ci sono eventi che hanno luogo e sono organizzati un po' in tutta Europa a livello locale, nazionale, transnazionale. Siamo in un momento di grande riflessione e di grande dibattito sul futuro, visto che di questo si parla, e quindi mi piace ricordare questa iniziativa. E poi assolutamente d'accordo sul fatto che i tempi sono fondamentali. Se noi guardiamo la traiettoria europea nata 70 anni fa, per crisi successive, per approssimazioni successive siamo andati avanti. Il trattato stesso ce lo dice, un'unione sempre più stretta. In che modo noi saremo sempre più stretti fra 10 o 20 anni, con quali modalità, con quanti paesi, ricordiamo che ci sono anche dei paesi che stanno bussando alla porta e l'Europa si dovrebbe allargare nei prossimi anni, ecco, tutto questo richiede probabilmente dei tempi diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati, perché il mondo sta cambiando a una velocità impressionante. Fra 10 anni avremo 200 miliardi di dispositivi collegati, oggi sono 30 miliardi, hyperconnectivity è un'altra delle grandi sfide del futuro, avremo 10 miliardi di persone nel 2050 su questo pianeta, l'Europa invece ne avrà di meno, c'è una sfida demografica, c'è una sfida democratica, è uscito un rapporto secondo il quale l'anno scorso il 34% di paesi nel mondo hanno degli indicatori di democrazia più bassi di prima, e solo il 4% hanno degli indicatori più alti di prima, quindi c'è anche una sfida democratica. Vedete che dal clima alla salute, all'energia, alla democrazia, alla tecnologia, le sfide non mancano, per cui su tutto questo c'è bisogno effettivamente di ripartire. Siamo in una specie di dopoguerra, nel momento in cui usciremo del tutto dalla pandemia saremo in un nuovo dopoguerra, ed è il momento veramente in cui tutte le nuove risorse, le nuove energie, le nuove idee devono venire fuori. Bene, con un minuto secco di anticipo rispetto ai tempi chiudiamo questo panel, che credo sia stato veramente molto, molto interessante per le opinioni forti che ci sono state proposte da Nicoletta Pirozzi, Massimo Gaudina, Paolo Guerrieri, Danilo Taino. Quindi grazie per aver seguito questo dibattito, grazie veramente per il contributo, spero che ci rivedremo poi nella prossima occasione del Festival del Futuro del 2022. Grazie. Grazie a voi.